Buonasera, ore 21 dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Estate calda per Pescara e per il Pescara, ne parleremo tra poco. Saluto subito Andrea Costantini in studio. Buonasera, buonasera. Andrea. Buonasera Enrico, buonasera. Vado a salutare i primi ospiti collegati con noi, il collega Totò De Leonardis, ecco inquadrato in questi istanti. Buonasera. Buonasera Totò. Saluto l'altro collega Stefano Buda. Buonasera Stefano, ben rivisto e ben ritrovato. Buonasera. Ciao Stefano, ben rivisto a Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Salve a e tutti. Un saluto a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera Rico. Avremo ospiti che si collegheranno nel corso della trasmissione. Diciamo subito che entro pochi giorni si farà chiarezza sugli sviluppi societari della Pescara. Infatti entro il 15 giugno sapremo chi entrerà nel gruppo dirigenziale, rilevando il 35% del pacchetto azionario con l'accordo scritto di acquisire la maggioranza entro 2 anni. Passaggio graduale che prevede comunque l'iscrizione al campionato da parte dell'attuale presidente Sebastiani. E sempre entro il 15 giugno verrà ufficializzato Daniele Dellicarri, nuovo direttore sportivo, e poi il nome dell'allenatore, anche se in città circolano già tanti nomi, soprattutto il nome di Zeman, ma per quest'ultimo c'è stato ancora una volta il no secco del presidente Sebastiani. E prima di entrare dunque nel vivo della trasmissione, sentiamo subito l'ultima intervista realizzata dal nostro Andrea Costantini con il presidente del Pescara. Presidente, ci dà aggiornamenti sul fronte societario? Ci sono date per firme e quant'altro? Ma più che aggiornamenti io vorrei fare un po' di chiarezza, perché purtroppo il fatto che io non dica come stanno le cose è chiaro che lascia a voi della stampa ampio margine per dire quello che pensate, quello che sapete, quello che qualcuno vi dice. Ho detto già che i tempi non sono ancora maturi, ci vorranno ancora dei giorni, e quando ci saranno queste conclusioni saprete chi sarà il direttore, chi sarà l'allenatore, chi saranno i giocatori, chi li sceglierà soprattutto, perché questa città, adesso esagero perché purtroppo, no, purtroppo per loro sono pochi, ma quella minoranza che parla, che dice Sebastiani vattene, adesso aspetta che Sebastiani se ne vada, e Sebastiani prima di andarsene deve trovare le persone che poi lo sostituiscano, e a questo punto dobbiamo aspettare, quindi aspettiamo con calma, tranquillità, poi non c'è nessun problema. E allora, proprio per fare chiarezza, allora, si può parlare di un'imminente cessione di una parte delle quote, perché si è detto di questo 30-35% che sarà ceduto, e successivamente l'annuncio del direttore Dellicarri? La mia idea, lo sapete tutti, era quella di trovare un interlocutore che comprasse tutta la società, cioè, o perlomeno le mie quote di maggioranza. Se così non sarà, sarà magari nell'altra forma, quello che dicevi tu va bene uguale per un periodo. Ma sicuramente saranno persone che condivideranno un progetto, che decideranno insieme a me per questo periodo le cose da fare, e quindi è giusto ed è anche corretto aspettarli per capire, dentro una data che io chiaramente ho dato, che non può andare sicuramente oltre la metà di questo mese, chi sarà il nostro partner, e quindi a quel punto puoi decidere. Come ho detto a qualche tuo collega, Dellicarri è forse uno dei pochi che in questi anni, nonostante fosse fuori dal calcio italiano, mi ha dato una mano per cercare di trovare delle soluzioni su possibilità di vendita della società, quindi è una persona che io stimo, e lo sapete, non ne faccio sicuramente un segreto, sono stato io all'epoca a portarlo nel Pescara, per cui sicuramente non sarà un problema Dellicarri. Per quanto riguarda l'allenatore è tutto in alto mare. Ma Zeman è in ascesa come quotazioni, perché lei lunedì ha detto se dipendesse da me, visto che contano anche i rapporti personali, io direi di no. La presenza magari eventuale di Dellicarri potrebbe far salire le chance di Zeman? Ma ve lo ripeto, se dipende da me no. Allora, l'intervista con il presidente Sebastiani, il quadro sembra abbastanza chiaro. Dunque entro il 15 giugno questo affiancamento da parte di un gruppo imprenditoriale che lavora in Australia, poi
si ufficializzerà il nome di Daniele Delicarri, direttore sportivo, e poi passeremo al Toto allenatori. Stefano Buda, intravedi qualche novità nei prossimi giorni, perché l'ultima scadenza è il 15 giugno, d'altronde entro il 22 bisogna iscrivere la squadra al campionato, quindi ci siamo quasi, oppure credi che non siano vere tutte queste voci? Ma insomma, le indiscrezioni sono quelle che insomma hai ben riferito tu, naturalmente fino a che non c'è, insomma, non ci sono le firme nero su bianco, la situazione resta ancora abbastanza indefinita, quindi c'è innanzitutto da capire se questo ingresso di forze nuove si perfezionerà effettivamente. C'è da capire chi sono questi nuovi soci, qual è la loro reale forza economica, quali sono i loro piani, cioè sono, prima di poter avere insomma un'idea su quella che può essere l'orizzonte che questa società è in grado di darsi, insomma bisognerà assumere tutta una serie di informazioni che naturalmente risulteranno dirimenti poi per quella che sarà, per quella che sarà la prospettiva del Pescara. A me onestamente la formula prospettata lascia un po' perplesso, nel senso, ovviamente non è una responsabilità del presidente Sebastiani, che come ha più volte ripetuto vorrebbe insomma lasciare uscire e insomma togliersi quella che a volte ha definito anche questa patata bollente, ma l'idea di un ingresso graduale, quindi non di un'acquisizione delle quote di maggioranza immediato, mi lascia un po' perplesso. In genere una nuova compagine societaria che ha voglia di fare, che ha entusiasmo, insomma non vede l'ora di assumere potere decisionale, di mettere i propri uomini di fiducia, di raccogliere la sfida in qualche modo, ecco, di lasciare il segno, tanto più che Pescara insomma non è Madrid o Barcellona, quindi non parliamo di situazioni in cui sono in ballo cifre astronomiche. Ecco, credo che sarà importante. Probabilmente Stefano, il tutto è legato, almeno cerco di interpretare, tutto è legato ai lavori di ristrutturazione dello stadio Adriatico, e in due anni sì, hanno avuto garanzie dal presidente Marsilio e dal sindaco Masci, però entro due anni si dovrà passare dunque al dato di fatto. Si è parlato appunto di questa centralità insomma della questione stadio, anche se poi tutto è legato a questo, mi sembra anche un po' un progetto di respiro corto, onestamente. Insomma, spero che ci sia una visione più ampia, soprattutto più lunga da parte di questi potenziali appunto acquirenti. E comunque un punto fermo, tornando al calcio giocato, l'annuncio che proprio il presidente Sebastiani ha fatto lunedì scorso nel corso del collegamento riguarda il ritorno di Daniele Delicarri. Questo mi sembra un punto fermo, anche perché è stato un po' l'elemento che ha creato questo rapporto. Vorrei sapere da Totò De Leonardis cosa pensa del ritorno di Daniele Delicarri. Totò ci ascolta? Allora, Totò non ci ascolta, sentiamo Francesco Di Francesco. Spero che sia positivo. Sì. Scusami, cosa succede? C'è Totò De Leonardis? No, penso Francesco Di Francesco, non lo prendiamo Totò. Francesco? Beh, penso di sì, penso che sulle qualità di Delicarri nulla da dire, poi se il rapporto con il presidente è quello che è, credo che sia ancora meglio, è importantissimo che il presidente e il direttore sportivo camminino sullo stesso binario, non su linee parallele che poi non si incontrano mai. Poi poco fa lo abbiamo risentito di nuovo, il presidente ha detto che Delicarri gli è stato vicino per tanti altri motivi in questi anni, e quindi è tra l'altro il trade union con questo gruppo che dovrebbe rilevare il 35%, mi sembra tutto alla luce del sole, tutto chiaro, così come è chiaro, e concludo, che è impossibile essere più chiari di come è stato Sebastiani. Se dipende da me, Zeman no. Allora, dopo parliamo di Zeman, adesso dividiamo il discorso su Delicarri, poi ci torniamo
su Zeman. E vorrei sentire Riccardo Clinco su Delicarri, che dunque prenderà il posto di Luca Matteassi. Guarda, io onestamente ne sono molto felice, ho una grande stima di Daniele, è una persona molto competente, qua ha dimostrato di saper lavorare molto bene, ha portato grandi giocatori e io sono veramente contento, e ti dirò di più, e sono anche contento del fatto che entrano questo 35% di soci che porteranno capitale fresco, perché io ritengo che l'accoppiata Sebastiano Di Riccardi con dei soldi, perché è sempre questo uno dei punti che ho detto anche la settimana scorsa, riescono ad andare sul mercato a fare una squadra competitiva e a portare dei giovani promettenti come hanno sempre fatto. Questo è importante dirlo, perché non dimentichiamoci, al di là delle contestazioni, che il Pescara Calcio ha fatto vedere qua tutti i talenti che oggi sono ambiti da società. Faccio un esempio: Bellanova, che è trattato dall'Inter ultimo ora, e tutti i giocatori che sono bene o male nell'ambito internazionale sono passati dalla Pescara. Quindi vuol dire che a livello di competenza di calcio il Pescara non ha niente da prendere da nessuno. Allora, è tornato inquadrato Totò De Leonardi. Ci sei, Totò? Sì, ecco. Sì, non so se mi sente. Adesso ti sentiamo benissimo e ti vediamo in maniera perfetta. Pensi del ritorno Daniele De Liccarri? Ma intanto credo che sia positivo, nel senso che questa è la prima scelta da fare, voglio dire, anche per dare un segnale importante dopo quella, diciamo, l'ultima stagione fallimentare. Quindi già credo che questo sia un punto di partenza. Penso, così come è stato detto più volte, abbia fatto anche per la rifondazione della società, cioè per avvicinare questo gruppo a Sebastiani, quindi comunque come partenza è positiva. Il problema adesso è capire, voglio dire, credo che De Riccardi abbia anche dei chiari sulla squadra da portare avanti. Credo pure che in questo momento ci sia ancora questo dualismo, chiamiamolo così, tra Colombo e Zeman, per quello che mi risulta. Dopo parliamo del tema allenatore. Parliamo del tema allenatore. Sì. Restiamo su De Liccarri, quindi. Sì, certo. Io credo appunto che sia comunque positivo che sia questa ripartenza. Poi cioè con abbiamo problemi questa sera sulla linea di Totò De Leonardi. È una cosa che potrò. Ascoltaci, perché abbiamo problemi con la tua connessione questa sera. Vedo subito un ospite collegato, però ci sono delle notizie di giornata con Andrea riguardanti un po' gli allenatori in giro, qualche notizia anche sul Pescara. Sì, intanto partiamo dal Benevento di Vigorito, perché il presidente Oreste Vigorito torna in sella dopo alcuni giorni dove aveva minacciato di tirarsi indietro, di disimpegnarsi, aveva riconsegnato la società in mano al sindaco, invece torna di nuovo in pista e quindi garantirà ancora la continuità del Benevento. A proposito di questo, è fatta anche per il riscatto di Edoardo Masciangelo, l'ex difensore del Pescara. C'era un obbligo appunto di riscatto da parte del Benevento, obbligo che è stato onorato, e per Masciangelo c'è un triangolo, un contratto di natura triennale proprio con il club sannita. Poi altre notizie di giornata: è vicino all'accordo il Foggia con il tecnico Roberto Boscaglia. Perché è una notizia importante? Perché il Foggia era stato accostato nelle ultime ore ad Alberto Colombo, che è uno degli allenatori in lizza per il posto al Pescara. Boscaglia è vicino al Foggia e quindi una pretendente per Colombo che si potrebbe tirare fuori, peraltro con un nome prestigioso per la C come quello di Roberto Boscaglia. A te, Enrico. Grazie. Tra i colleghi non ho chiesto a Stefano Buda cosa pensa del ritorno di Daniele De Liccarri. Sicuramente De Liccarri è una persona che sa di calcio, che è un valore aggiunto, è uno che conosce bene l'ambiente, che vive la città e quindi è sicuramente diciamo sul piano tecnico un valore aggiunto per questa società. Diciamo che l'unica controindicazione naturalmente è un rapporto, diciamo, non idilliaco, per usare un eufemismo, con quella che è
un po' l'ambiente della tifoseria, e quindi diciamo è una operazione che andrebbe in qualche modo ad ampliare ulteriormente, ecco, le distanze tra l'ambiente e le società, anche se ormai vorrei dire che, insomma, mi sembra che le distanze abbiano già raggiunto livelli abbastanza incolmabili. E poi è anche vero che in ogni caso nel calcio, come sappiamo, contano i risultati poi aiutano anche a dimenticare tutto, insomma, a far passare in secondo piano magari attriti e, insomma, qualche conto in sospeso. Bene, intanto saluto con molta simpatia, rivedo Fabrizio Cammarata, ex bomber del Pescara, allenatore. Buonasera Fabrizio, sei tornato da giorni nella tua Pescara dopo l'esperienza in Australia. Come stai innanzitutto? Bene, un po' di vacanza, un po' con la famiglia, dopo un anno lontano da casa finalmente sono ritornato a Pescara. Senti, prima di parlare della tua ultima esperienza, già che stavamo parlando di Daniele Delicari, chiedo anche a te, tu che ci hai giocato insieme un anno nel 2005-2006, che ricordo hai, e se per Pescara il ritorno dietro la scrivania di Delicari è un fatto positivo? Ma innanzitutto sono contento per Daniele perché è un professionista molto capace, molto bravo, che sa fare molto bene il suo lavoro. Io ho avuto la fortuna di averlo sia come compagno di squadra ma anche come direttore sportivo, perché in Albania, quando è allenato la Dinamo Tirana e la Polonia, è grazie a lui che sono andato lì. Quindi sono contento che ritorna nel calcio che conta, perché è uno che di calcio ne capisce sicuramente tanto. Ecco, lui è stato nell'ultima stagione, ha avuto anche delle consulenze in Albania, una terra che conosci bene anche tu, dove hai lavorato, quindi siete stati vicini anche con questa prospettiva. Sì, lui, guarda, io sono andato ad allenare in Albania grazie a lui, quindi è lui che mi ha portato in Albania, quindi lo conosco ancora meglio sotto il profilo più da direttore sportivo che oltre che d'amico, ed è un ragazzo che comunque ha voglia di rimettersi in discussione, e secondo me a Pescara, se è deciso di venire a Pescara, è perché vuole dimostrare tutto il suo valore. Ecco, tu lo ricordi, sì, come calciatore, però dicevi poc'anzi, lo hai, tra virgolette, conosciuto di più a livello operativo, come direttore sportivo. Che tipo di direttore è Delicari? È un tipo maniacale che non lascia niente al caso, è uno che conosce tantissimi giocatori, quindi a livello di mercato conosce tantissimi giocatori e sta sempre sul pezzo, è un direttore che oltre che aggiornarsi è uno che sta 24 ore al giorno a lavorare per il bene della squadra. Hai conosciuto ovviamente anche il presidente Sebastiani, questa coppia Sebastiani Delicari, come si presenta per un nuovo difficile campionato di Serie C? Sicuramente non sarà facile, perché vincere campionati non è mai facile in qualsiasi categoria. Il presidente, secondo me, con tutte le voci che dicono così, però è uno che ci ha sempre messo la faccia, è uno che comunque vuole il bene del Pescara, perché lui è tanti anni che comunque tiene una società sana, e secondo me questo binomio speriamo vada di nuovo bene come è successo nel 2012, se non vado errato, no? Ecco, prima di lasciarti le riflessioni con gli altri amici collegati, che poi conosci tutti, ci parli della tua ultima esperienza, perché veramente sei andato lontano questa volta. Tu sei abituato a viaggiare, però questa volta hai esagerato forse. No, guarda, sono andato in questa società Melbourne Victory, che è una società importantissima in Australia, è paragonata, sai, con le dovute proporzioni a Juve, Milan, Inter, una delle società più importanti in Australia. Sono andato a fare l'assistant coach a Popovic, che è un allenatore, un ex giocatore anche della nazionale australiana, nel 2006 ha giocato contro l'Italia. Mi ha contattato tramite Vincenzo Grella, un assistente che si occupava della fase offensiva, e ho fatto un'esperienza bellissima, perché a parte che abbiamo vinto la Coppa australiana, siamo arrivati secondi in campionato e tutto, però
anche sotto il profilo umano è stata un'esperienza bellissima. Però l'Italia prima o poi arriverà una chiamata anche dall'Italia, sì, stai facendo esperienza fuori, prima o poi, senza pregare o chiedere niente a nessuno, no? No, io lo spero, io sto facendo tanta esperienza, sono contento della mia esperienza che sto facendo, mi sento pronto anche per allenare una squadra italiana e se dovesse arrivare un'offerta la prenderei in considerazione. Totò, perché questi allenatori emergenti che hanno lavorato anche nei settori giovanili, come nel caso di Camarata nel Pescara, sono costretti ad andare così lontano? Guarda, purtroppo in Italia, adesso c'è sempre l'esempio del commissario tecnico dell'Ungheria, voglio dire, non ha mai allenato in Italia. No, assolutamente, quindi è spuntato fuori e credo che sia anche un problema di contatti, perché voglio dire, altrimenti non si spiega, voglio dire, credo che il Camarata tra l'altro abbia fatto tantissime esperienze all'estero, come hai detto, come hai sottolineato pure tu, quindi è ovvio che sono i contatti sono diversi, il modo per approcciarsi a questo mestiere in Italia. Io appunto mi auguro che magari Camarata possa trovare una finestra in cui inserirsi, perché non credo che sia che debba imparare qualcosa da tantissimi allenatori che girano in Italia, voglio dire in tutte le categorie. Grazie. Allora, Andrea Costantini, sì. Per Fabrizio. Saluto il mister e chiedo insomma cosa serve al Pescara per tentare la scalata alla Serie B. Al di là dell'aspetto tecnico, no? Ora la squadra sarà allestita da Delli Carri, poi si capirà chi sarà l'allenatore, ma cosa serve, no? Anche dal punto di vista ambientale per ricreare entusiasmo? Quello, hai detto una cosa giusta, serve di nuovo l'attaccamento da tutta parte della tifoseria alla squadra, perché Pescara è una piazza fantastica, perché è una piazza importante, ha della gente che ha fame di calcio e ci vuole questo riattaccamento società, tifoseria, città, per sai, quando si crea questo binomio per poter provare a ritornare nei livelli che gli compete. E poi chiedo sempre a Fabrizio Camarata, che conosce bene Daniele Delli Carri, come lo vede in una sorta di figura di mediatore, perché si parla, poi chiaramente lo faremo anche qui a replay, si parla di un possibile ritorno di Zeman, ma insomma Delli Carri dovrebbe essere una figura di riferimento per il ritorno eventuale del Boemo. Come lo vede da tra virgolette mediatore, sia nei confronti di una parte della tifoseria, sia nei confronti del presidente, che continua a dire se dipende da me Zeman no? Ma questo adesso non te lo so dire, però sono sicuro che Delli Carri farà sicuramente il bene del Pescara se deciderà di prendere Zeman o qualcun altro. So solo che lui ha voglia di rimettersi in discussione e di fare solo il bene del Pescara, perché lui vuole riportare sicuramente il Pescara minimo in Serie B. Lo hai sentito, l'hai visto in questi giorni? Sì, mi sento spesso con Daniele, no, ho detto, è anche un caro amico, quindi lo sento sempre volentieri. Diciamo che è molto impegnato in questo momento, quindi l'ho lasciato anche lì, però perché sai, in questi giorni sai, si parla sempre di questa decisione, quindi è meglio lasciarlo un po' tranquillo. Molto gettonato. Stefano Buda, non so se vuoi toglierti qualche curiosità con Camarata, di Delli Carri o di altro. No, con Camarata vorrei chiedere invece, un po' allargando lo sguardo, insomma, no, andando anche fuori dall'Italia a fare calcio professionalmente, insomma, ci si confronta con altre realtà, si tasta anche il polso ai movimenti calcistici di altri paesi. Allora gli chiedo, insomma, con lo sguardo da un certo punto di vista distante dal movimento calcistico nazionale, come giudica, diciamo, il momento
diciamo, piuttosto critico, no? Testimoniato e certificato anche dal momento della nazionale, dal momento anche dei club di vertice che faticano ad affermarsi in Europa. Come valuta lo stato di salute del calcio italiano? Non buono sicuramente, perché se siamo in queste condizioni perché ci sono dei problemi, e i problemi partono non dall'alto ma dal basso, no? E quindi se non si costruisce qualcosa dal basso non si potrà mai tornare in alto, perché parliamo sempre di settori giovanili, problemi, giocatori, così, risultati. Purtroppo bisogna mettere anche dei professionisti nei settori giovanili, che vengono rispettati, che vengono pagati, che hanno tutto a disposizione per creare un giocatore, diversi giocatori importanti. E purtroppo questo, secondo me, in Italia manca, perché poi alla fine anche nei settori giovanili si va a pensare al risultato, che secondo me è anche importante il risultato, ma il risultato deve essere una conseguenza al lavoro che si fa durante tutto l'anno. L'ultima riflessione con Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco. Francesco. Mi sentite? Sì. No, è perché mi è uscita una scritta dalla regia, quindi non... Forza, non capisco. Vorrei chiedere a Cammarata, dando seguito al discorso con Buda, la differenza più rilevante che tu hai trovato tra il calcio in Albania e in Australia e il calcio italiano, perché l'Italia e tante altre nazioni guardano a queste altre realtà, secondo me, con un po' di supponenza, quasi fossero il calcio del terzo mondo, e credo che mentre non è così. Quindi che anche a livello di organizzazione io ti chiedo se ci sono differenze profonde, come magari non tutti pensano. Ma guarda, io sono quest'anno in Australia con Melbourne Victory, sono una società organizzatissima sotto tutti i punti di vista, non ti manca niente, tu devi pensare solo a lavorare, hai tutto organizzato, campi da calcio, allenamento, centri sportivi, tutta la società che lavora per il Melbourne Victory dalla mattina alla sera, e quindi c'è un'organizzazione forse anche fin troppo organizzata, no? In Albania il discorso è un po' diverso, stanno migliorando, però ci sono tanti talenti in Albania che possono venire fuori, sono organizzati meno rispetto all'Australia, ma in Australia è un mondo dove guardano ogni minimo particolare. Riccardo Clinco. Ciao Fabrizio. Ciao. Domanda di Andrea. Ma molto rapidamente, conoscendo Daniele De Vicari, tu credi che quando sarà incaricato, se sarà incaricato, pensi punterà tutto sui giovani, oppure credi che prenderà qualche giocatore di categoria? Questo, secondo me, ci vuole sempre un mix. Per vincere i campionati ci vuole sempre un mix di giovani con dei giocatori esperti, che i giocatori esperti nei momenti di difficoltà, perché nell'arco dell'anno i momenti di difficoltà arrivano sempre, devono far da traino ai giovani. Un'ultima bella domanda di Andrea Costantini. Andrea. Sì, chiedo a Cammarata, visto che insomma ha lavorato in Australia, visto che si parla dell'ingresso di imprenditori che lavorano, vivono in Australia, se insomma qualcosa è arrivato all'orecchio di Cammarata. Quindi già sorride, quindi lui li conosce. No, non li conosco. E soprattutto a un imprenditore... Però... Sinceramente non conosco, se no ve lo direi tranquillamente, tanto sono in Australia, non mi sento, non mi vedo. Ecco, no, però Fabrizio, l'Australia, gli imprenditori australiani, insomma, chi segue il calcio in Australia, che sguardo dà al calcio del nostro paese, al campionato italiano in linea di massima? È molto seguito il campionato italiano, è uno dei campionati più seguiti sicuramente, va in giro, ci sono sempre partite italiane, è seguitissimo, perché, anche perché ci sono tanti italiani comunque in Australia, quindi è molto seguito.
Fabrizio, noi ti ringraziamo per questo contributo. Grazie a voi. Speriamo di vederti su una panchina un po' più vicina, però che sia sempre una panchina che ti dia soddisfazione, a prescindere dal paese o dalla categoria, ma una panchina dove trovi il progetto, soprattutto per far valere la tua competenza. Grazie ancora. Grazie, per essere grazie stato a con tutti. Noi. Grazie, grazie a Fabrizio. Ciao Fabrizio. Un saluto da tutto lo studio, andiamo in pubblicità e poi torneremo qui in diretta tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 36 minuti, rientriamo in diretta, si stanno alternando ospiti nel corso di questa puntata, sono giorni caldi ovviamente per le varie società di calcio, per i vari presidenti, ma soprattutto per i direttori, per i procuratori che stanno entrando nel vivo del mercato. E questa sera abbiamo il piacere di salutare, di ritrovare il direttore sportivo del Latina, Marcello Di Giuseppe. Buonasera Di Giuseppe, grazie per aver accettato il nostro invito in questo periodo molto caldo sotto tutti gli aspetti. Come sta? Sto bene, dai, sto abbastanza bene. Siamo solo agli inizi, quindi ancora non si entra assolutamente nel vivo, ci guardiamo intorno, insomma.
Intanto le chiedo, perché domenica prossima si concluderà ufficialmente la stagione in Serie C con la finale di ritorno dei play-off, ovviamente Palermo favorito dopo la vittoria di ieri. Vabbè, sì, sicuramente sì, però c'è ancora una partita da giocare e soprattutto da saper probabilmente non gestire. Però il Palermo ha dimostrato di avere una certa maturità, e poi è chiaro che domenica sarà spinta da un pubblico, immagino, eccezionale, e con una presenza importante allo stadio, quindi al momento è chiaro che i favori del pronostico sono per loro. È stata la squadra che ci è arrivata meglio a questi playoff? Ma guarda, io penso che due squadre sono arrivate bene, e l'impatto degli allenatori e dei cambi tecnici hanno influito in positivo parecchio. Trattasi proprio del Palermo e direi del Catanzaro. Il Catanzaro forse meritava qualcosa in più nella semifinale proprio col Padova. Secondo dal mio punto di vista la finale vera poteva essere veramente Palermo-Catanzaro. Il Palermo è arrivato bene, la squadra è forte, ha preso consapevolezza strada facendo, e in questo momento chiaramente anche in virtù del risultato di ieri è favorito. Allora, nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato degli sviluppi del Pescara per quanto riguarda il direttore sportivo dell'Icarri, ma proprio per non metterlo in difficoltà cambiamo tema, perché parliamo di allenatori e si sono fatti tanti nomi a Pescara, però quello che riscuote sempre più ha una cassa di risonanza diversa è quella di Zeman. A prescindere se si faccia o meno questa scelta, può essere un'opportunità, una possibilità per Pescara il ritorno di Zeman? Penso di sì. Io adesso, chiaro che Zeman ha lavorato a Pescara e conosce l'ambiente, conosce la piazza, e io penso che alla base della scelta bisogna capire che progetto ha il Pescara, come vuole ripartire, ed è chiaro che Zeman sai bene cosa vai a prendere. È chiaro che a Pescara non devo dire nulla, proprio perché Zeman c'è stato e probabilmente si conoscono i pregi e i difetti dell'allenatore Zeman. Che sia un allenatore bravo non lo scopro io, non lo devo dire io. Che sia un integralista lo sapete meglio di me, quindi è chiaro che se la dirigenza del Pescara deciderà di prendere Zeman, sicuramente non è un errore, e sa benissimo quello che può dare un allenatore come Zeman. Faccio un'altra domanda e poi la lascio agli altri amici collegati. Sì, il nome di Zeman, poi si contrappone la lista di allenatori giovani, emergenti, come Caneo, Vecchi, si è parlato anche di Guidi, che poi si è sistemato la primavera della Roma. Sono progetti completamente diversi di Giuseppe? No, non sono progetti completamente diversi, nel senso che partiamo da un presupposto: non ci sono più tantissimi allenatori in circolazione, quindi la scelta è più o meno obbligata in questo momento. Citato Colombo perché ha qualche anno in più, però è nella lista dei papabili, Colombo del Monopoli. Sì, sono tutti tecnici bravi, io aggiungerei anche Cudini, che secondo me sì, esatto. Se uno cerca un progetto anche alla Zeman, se vogliamo, è forse il nome che più si confà a quel tipo di progetto, appunto, può essere proprio quello di Cudini, che è comunque un allenatore giovane, secondo me molto preparato. Sono tutti allenatori bravi, preparati, i nomi che si fanno, quindi starà alla società poi mettere a disposizione quello che l'allenatore ritiene essenziale per poter andare avanti, per quello che la sua volontà è per portare avanti quello che sarà il progetto che la società gli proporrà. Ecco, la lascio alle considerazioni degli altri amici, partiamo da Totò De Leonardis. Totò. Ciao Marcello.
Ciao Totò, buonasera. Ben rivisto. No, guarda, io il problema, l'impressione mia è questa, ho l'impressione, cioè quello che a guardare i fatti, voglio dire, il problema prima se da ancora parlare lo stadio ci farà, l'impegno, però il problema vero è che Pescara deve ritrovare un progetto tecnico. Cioè sono tre anni è stato fallimentare proprio il progetto tecnico, per cui il problema è ripartire con le idee chiare e capire che tipo di squadra si vuole allestire, perché rispetto, danno un taglio netto al passato, perché veramente le ultime tre stagioni in cui praticamente Pescara ha avuto 8 allenatori e 100 giocatori, evidentemente non era la cosa giusta. Quindi il problema è avere le idee chiare in questo momento su come ripartire, su puntando sui giovani del vivaio, puntando su giocatori insomma di qualità che anche adatti alla Serie C. Io questo non ancora lo vedo. Credo che appunto il problema dello stadio sia come la solita chiacchiera, perché è ovvio che parlare del futuro dello stadio a Pescara, dove che esci da 3.000 spettatori paganti all'ultima partita dei playoff, vuol dire è tutto inutile. Il problema è ricostruire una squadra che possa riconquistare la tifoseria, perché la tifoseria è assolutamente persa. Se togliamo i tifosi della curva nord, anche quelli un po' dei distinti, il resto è zero assoluto, per cui inutile stiamo a fare dei progetti allucinanti. Bisogna ricreare questo tipo di avere un progetto solido che possa garantire di trascinare poi la cosa, e questo credo che sia la chiave di tutto il discorso. Che ne pensi? Sì, io penso di sì, il centro di tutto passa proprio da questo. Penso anche che, a differenza degli ultimi anni, veramente questo possa essere l'anno zero per il Pescara, perché i veri contratti, quelli pesanti, quelli insomma giusti o sbagliati che si è portato dietro il Pescara, adesso più o meno non esistono più. Quindi io credo che adesso bisogna riniziare, non che non l'abbia fatto il Pescara, perché poi gli errori si possono fare e quando si commettono errori poi spesso, come si suol dire, se piove poi nevica, quindi probabilmente il Pescara ha pagato oltremodo e oltre misura qualche errore che sicuramente ha fatto, però adesso c'è tutta la possibilità appunto di tornare a fare calcio, fare le scelte che possono essere, come hai detto tu, fare un mix, puntare sul settore giovanile, fare una squadra giovane, fare una squadra dando tempo di crescere appunto ai ragazzi, perché poi i risultati li puoi ottenere comunque, e Pescara nella dimostrazione, perché comunque non scordiamoci che i più grandi successi a Pescara sono arrivati in anni in cui non erano stati fatti proclami, con squadre anche fatte di semi sconosciuti o comunque di ragazzi giovani che sono esplosi, perché Pescara anche da quel punto di vista secondo me è la piazza ideale. Sulla tifoseria, guarda, è vero che c'era grandissima un clima non bello nell'ultimo periodo a Pescara, però io sono convinto che il tifoso pescarese è unico e sa leggere soprattutto le intenzioni. Io mi auguro che le intenzioni siano quelle di tornare a far calcio, e sono convinto che la piazza poi verrà, l'amore e l'attaccamento alla piazza sarà una conseguenza quasi spontanea. Ecco, prima quando parlavamo di Zeman ho visto uno che si agitava in piattaforma ed era Francesco Di Francesco. Siccome con te saremo collegati fino alle ore 22 perché mi hai detto che è un altro impegno, dimmi subito cosa pensi, Francesco, di queste voci, se ti farebbe piacere sicuramente rivederlo sulla panchina. Dimmi tu qualcosa. Intanto saluto Marcello, non ciao Francesco, prima, ben rivisto. Sì che sarei felicissimo del ritorno di Zeman, e mi aggancio al discorso che faceva Marcello, non necessariamente. Se il Pescara ogni anno parte con... come devo dire, con ci vogliamo vincere, vogliamo andare in Serie B, vogliamo vincere il campionato, però poi ci sono troppe storture, come lo vogliamo dire, troppe cose strane in sede di costruzione della squadra. Tu prendi Zeman, sai come lavora Zeman,
sai che con i giovani riesce a ottenere quello che pochi altri riescono ad ottenere, e quindi sarebbe un programma. Però quello di Zeman, io devo pensare che, se abbiamo sentito all'inizio e concludo l'intervista del presidente, l'ultima domanda che gli ha fatto Andrea, e lui ha detto: se dipende da me, Zeman no, più chiaro che sì. E io credo che anche i nuovi che arriveranno, sì, ma prendono il 35% dell'Icarri, dà tutte le garanzie di fare da cuscinetto tra Zeman e il presidente. Sì, ma il presidente resta sempre Sebastiani e avrebbe il 65%, e quindi credo che quelli del 35%, se sanno che un certo allenatore non va bene al presidente, alzano le mani e dice: bene, presidente, prendiamone un altro. Ma io infatti vorrei chiedere, mentre, e concludo, a Marcello, se riprenderebbe lui un allenatore come Zeman, ossia il Pescara ti chiamava invece di dedicarli, chiamava a te, e se tu avresti puntato subito su Zeman o magari su un altro allenatore meno esperto ma ugualmente bravo. Bella domanda. E guarda, in maniera molto sincera ti dico di no, ti dico di no, perché comunque io guardo anche il discorso anagrafico, e comunque, cioè, qui stiamo parlando di rifondare, e ci affidiamo comunque a un allenatore che andrà sempre di moda, perché Zeman non passerà mai di moda, perché è bravo nel suo modo di fare calcio ed è unico. Però il suo essere unico è la cosa che a me fa paura, perché io l'ho sempre visto come avere Zeman vuol dire avere un anno o due anni o quanti ne rimane lui in un posto, però il dopo Zeman non esiste, in positivo e in negativo, cioè nel senso che il calcio che fa Zeman, tu puoi riproporre un allenatore che gioca a tre davanti, che fa il 4-3, ma non avrà mai lo stesso impatto che ha Zeman. E la cosa problematica è che poi lo stesso discorso vale sia in positivo che in negativo, cioè io ricordo appunto l'anno, se non sbaglio proprio dopo la vittoria del campionato, fu preso Stroppa, che ha dimostrato poi negli anni di non essere uno sprovveduto, che allora giocava a tre e quindi volevano dare quasi un proseguire quello che era il progetto iniziato con Zeman, ed era tutt'altra storia. Quindi rispondendoti molto sinceramente, per come sono fatto io, probabilmente no. Però ripeto, Zeman ci sta nel discorso di Pescara, però bisogna che tutti abbiano un parere positivo, come dicevi tu, se c'è il direttore tra virgolette che può spingere verso Zeman, il presidente non è convinto, secondo me, considerando il personaggio, già si parte male. Allora, le ultime considerazioni mettiamo tutti insieme, da parte di Riccardo Clinco, da parte di Stefano Buda e anche di Andrea Costantini. Concentriamo tre valutazioni e poi chiudiamo con Marcello Di Giuseppe. Qualche curiosità, non so, Stefano? Stefano Buda non lo sentiamo. No, dicevo, credo che sia un'analisi, insomma, assolutamente lucida quella che ha fatto adesso, insomma, il direttore Di Giuseppe. Direi davvero che, insomma, dove passa Zeman non cresce più l'erba. Il calcio dopo Zeman è complicato poi per aprire un ciclo, per dare continuità, però molto credo che dipenda poi anche da quello che sarà poi il progetto societario, una volta che si saranno chiariti gli scenari. Soprattutto c'è da capire quanta forza economica, quanta nuova linfa porteranno questi ingressi, che sono ancora eventuali, probabili, ma ancora eventuali, perché non c'è ancora Riccardo nero su bianco. Ma se devo fare una domanda a Marcello, gli domando bene o male se lui punterebbe sui giovani totalmente o se spenderebbe dei giocatori di categoria, la domanda che ho fatto prima anche a Cammarata. E se poi volete una considerazione su Zeman, ve la dico, però è una mia considerazione. Dici. Per me è follia.
prendere Zeman è una roba da folli, proprio non dopo aver visto il secondo Zeman a Pescara, nominare Zeman è una roba da tutto, folli. Hai detto tutto. Andrea, sì, approfitti tu. Saluto pure Marcello. Prima, ciao Andrea. Marcello, hai speso delle parole belle nei confronti di Mirko Cudini, però con il Latina hai affrontato, tranne Vecchi che ha fatto il girone A, hai affrontato tutti gli allenatori di cui si parla ora per la panchina del Pescara. Hai affrontato il Foggia di Zeman, hai affrontato la Turris di Caneo, il Campobasso di Cudini, il Monopoli di Colombo. Quale squadra tra queste ti ha impressionato di più e perché, e di conseguenza anche l'allenatore? No, sono tutte squadre forti, perché comunque sono squadre che hanno fatto tutte un buon campionato, molto diverse tra di loro, almeno nel modo di giocare, per quella che era per quello che era la volontà dell'allenatore, dei vari allenatori. È chiaro che, diciamo, che Caneo e Cudini, Caneo giocava un 3-4-3 alla Turris e Cudini un 4-3-3 più classico, Colombo un 3-5-2, però io onestamente quando l'ho affrontato con la Reggiana giocava totalmente in maniera diversa Colombo, perché con la Reggiana giocava col trequartista, con due punte, con centrocampo a 3 e la difesa a 4, quindi è un allenatore sicuramente, Colombo ha dimostrato durante la carriera di sapersi adattare forse più degli altri. Però sono allenatori, in campo vanno i giocatori e la squadra si concepisce insieme, allenatore, società. Dipende anche dal potenziale umano che ha a disposizione, no? Ma assolutamente, poi tornando al discorso anche del cosa fare io, sì, rispondo la domanda. Ma io onestamente oggi non è, il problema non è solo vincere. E questo oggi è diventato un bel quesito, un bel dilemma, ma che poi vincere o perdere è quello che fai durante un'annata o in sede di calciomercato e durante l'acquisizione di giocatori, con i contratti poi può succedere di poter far danni o fare molto bene anche quando arrivano i risultati, perché io prima mi stavate chiedendo cosa si fa adesso tutte le società mandano le liste dei giocatori in esubero, sperando che altre società corrano in aiuto delle società che hanno degli esuberi, prendendosi i giocatori che hanno le altre squadre sotto contratto. E non ti nego che le squadre che hanno vinto i campionati, soprattutto i Lega Pro, sono quelle messe forse peggio. Quindi, tornando a monte alla domanda, io penso che bisogna essere bravi a, se è possibile, vincere o comunque centrare i vari obiettivi, provando sempre a costruire un qualcosa che rimanga nel tempo. E questo è una cosa semplice a dirsi, quindi patrimonializzare l'organico. Patrimonializzare l'organico, ma oggi va di moda, vinciamo, c'è il raddoppio dello stipendio in automatico l'anno prossimo. E tante volte hai fatto una squadra importante, mi viene in mente il Bari, ma potrei dire il Modena, la stessa Reggiana. Io gli esuberi del Sud Tirol, c'ho la lista dei giocatori, il Sud Tirol sembra che sia una società che in teoria ha fatto bene perché ha vinto. Però io posso garantire che ci sono 8-9 giocatori che adesso fanno fatica loro a dare in Lega Pro, perché hanno ingaggi proibitivi. Quindi fare calcio oggi ecco, si parla di allenatori, ma i problemi forse sono altri e bisogna stare molto attenti. Grazie a Marcello Di Giuseppe per questo contributo, buona estate di lavoro ovviamente, e poi a voi. A settembre per l'inizio dei campionati. Grazie, un abbraccio a tutti per essere stati con noi. Grazie, ciao, a Marcello e Giuseppe. Ciao. Allora, ciao. Stiamo per lasciare anche Francesco Di Francesco, però vorrei che Andrea ci dia qualche novità sulla giornata del Teramo e poi coinvolgo Francesco e poi andiamo in pubblicità velocemente. Andrea, sì. Oggi è una giornata che sembrava fondamentale, invece
E invece, come anche lunedì scorso, non è che ci siano grosse novità, perché si è svolta l'assemblea dei soci di Teramo Calcio, ma è stata un'assemblea interlocutoria perché a un certo punto è stata sospesa e leggo testualmente il comunicato diramato dal club nel tardo pomeriggio. L'assemblea in oggetto è stata sospesa per approfondimenti sulla situazione societaria e verrà ripresa in continuazione nei prossimi giorni, in data da definire, in sostanza comunque entro questa settimana, così si intende. Anche con il fine precipuo di valutare eventuali manifestazioni di interesse per il club che dovessero pervenire. Insomma, si attende che ulteriori manifestazioni di interesse in maniera concreta vengano fuori per poter poi valutare eventualmente appunto questi documenti. Ma e allora prima di salutarlo sentiamo cosa pensa Francesco di questa situazione a Teramo. Francesco. Sono abbastanza pessimista, anche se poi arrivano segnali che inducano al contrario. Uno di questi è che il socio di minoranza che detiene il 40%, l'ex presidente Franco Iachini, è ancora lì e dovrebbe avere tutte le intenzioni di fare qualcosa, di muovere lui i primi passi per portare all'iscrizione del Teramo e per trovare una soluzione. È una strada percorribile questa? Beh, credo che sia una strada percorribile, detiene il 40%, non credo che fa scomparire tutto e scompare pure il suo 40%. Qui sono in ballo svariate centinaia di migliaia Ricomprare la società, no? Dovrebbe acquisire. Potrebbe ricomprare la società, potrebbe più che altro, che forse è più semplice, trovare qualche sponsorizzazione, così so che si stanno muovendo i ciaccia per dare subito liquidità alla società per poter arrivare all'iscrizione e al pagamento dei due mesi che ancora bisogna dare ai giocatori. A parole sembra tutto facile, lo so, sì, sì. Secondo me è tutto molto difficile. Perché è una corsa contro il tempo, quindi. Bravo, e per questo io continuo ad essere pessimista, spero di essere smentito dai fatti. E intanto, siccome alle tue spalle ci sono tanti trofei, tante coppe, fai. Non sono i miei. Sì, fai non complimenti ovviamente a Marco Raimondino, che oltre alla splendida stagione col Deltona Basket è stato designato come capo dello staff tecnico della nazionale Under 23. Grazie a Francesco Di Francesco. Grazie. Ti salutiamo, ci rivedremo lunedì prossimo. Andiamo un in abbraccio pubblicità, a tutti. Noi continueremo in studio con altri collegamenti. A tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:05 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6, avremo altri ospiti collegati. E il nostro Andrea Costantini ha preparato un giornato, una schermata per vedere intanto le squadre che faranno parte del girone B della nuova Serie C con gli allenatori. C'è qualche punto interrogativo perché ovviamente manca anche l'ufficialità, tanti punti interrogativi. Vediamo se la regia ci propone subito questa schermata. Eccola qui. Allora, di sicuro abbiamo Colavito d'Ancona, poi Taviani al Fiorenzuolo, neopromosso, Pagliuca a Lucca, Malotti a Montevarchi, Pagliari a Recanati, anche lì ha vinto il campionato, Gaburro a Rimini, Sassarini a Pesaro e Volpe alla Virtus Entella. I punti interrogativi, Toscano a Cesena perché deve ancora firmare, Braglia a Gubbio, sarà ufficializzato nelle prossime ore, Fontana non conosce ancora il proprio destino. Anche Rimolese è a rischio. Esatto, anche Rimolese è a rischio. Poi altri punti interrogativi riguardano le altre squadre che devono scegliere. Ecco, diciamo che a Carrara di Natale è sotto contratto, ma sta per andare via. Queste sono le ultime. Allora, intanto saluto, entrato ora in piattaforma, l'agente dei calciatori Carlo Di Renzo. Vediamo se è collegato, l'avevo intravisto. C'è Di Renzo? Sì. Ecco, vediamo un attimo di posizionare meglio la situazione con Carlo Di Renzo, lo abbiamo strappato ad una cena, eccolo qui. Buonasera, buonasera Carlo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, chiedo subito sull'attualità, sai benissimo cosa è successo a Salerno tra Iervolino e Sabatini e alla fine il discorso è scivolato sui procuratori, quindi un discorso che ti coinvolge anche da vicino. Iervolino vuole cambiare questo sistema, ovviamente tu sei dalla parte di Sabatini o no? Ma io sono dalla parte del giusto, perché secondo me tra tutte e due la verità sta nel mezzo, cioè nel senso che quello che dice Sabatini è vero, che delle volte per arrivare a determinati giocatori bisogna coinvolgere il procuratore in maniera diversa. E quello che dice il presidente, che ogni tanto tra certi procuratori esagerano in certe situazioni, è anche vero. Quindi secondo me la verità sta nel mezzo. Ho la sensazione. È stata un po' diplomatica la tua risposta, è vero quello che dici, però Iervolino oggi ha ribadito: io se voglio prendere un calciatore non voglio avere a che fare proprio con i procuratori. Vabbè, ma è un errore, perché se tu hai bisogno di un calciatore e questo calciatore può andare in 3-4 club e sai che la chiave per arrivare al calciatore può essere l'agente, non vedo perché non si possa usare questa chiave. È chiaro che a tutto c'è un limite, e infatti Sabatini ha detto una cosa giusta. Io
per 4 milioni, non ho preso Pogba da Roma, ed effettivamente era una follia in quel momento 4 milioni, però avrebbe fatto sicuramente la fortuna della Roma. Allora Carlo, con te vorremmo toccare tanti argomenti, abbiamo una domanda ciascuno, poi ovviamente ti liberiamo. Ti chiedo subito sulle vicende del Pescara, sai benissimo cosa sta accadendo, almeno dall'esterno, abbiamo parlato nella prima mezz'ora di Daniele Dell'Icari, che sembra un punto fermo del nuovo progetto. Ecco, come valuti questa eventuale scelta del Presidente del passaggio di consegne al ruolo di direttore sportivo a Daniele Dell'Icari? Ah, vabbè, Daniele, voglio dire, comunque a Pescara ha vinto un campionato, è uno che ha fatto bene, e se il Presidente si è affidato a lui avrà i suoi buoni motivi sicuramente. Loro l'anno con Zeman hanno fatto un grande campionato, l'anno dopo un po' meno, però voglio dire, se il Pescara ha deciso di affidarsi a Dell'Icari è perché ha reputato che Dell'Icari è la persona giusta per far sì che il Pescara possa ripartire. Andrea Costantini. Sì, intanto un saluto a Carlo Di Renzo. Mi chiedo, insomma, si parla molto di alcuni giovani che sono sotto la tua gestione, mi riferisco a Veroli e Delle Monache, attenzione di club di Serie A. Insomma, ci sono delle trattative? A che punto, se esistono queste trattative, a che punto sono? Perché è chiaro che anche la cessione dei cartellini di questi giocatori può essere funzionale per approntare il budget della prossima stagione per il Pescara. Quindi lui è il socio di maggioranza del Pescara, Carlo Di Renzo, a questo punto. No, beh, non diciamo queste cose. No, nel senso che sono giocatori che valgono molto, no? Sì, sì, ma valgono molto per il Pescara Calcio. Io curo solo gli interessi dei ragazzi, cerco di far sì che i ragazzi rientrino in un progetto tecnico ed economico che faccia star bene tutti, solo questo. E sono due ragazzi che, come sapete tutti, sono attenzionati dai grossi club, e siamo ancora in fase embrionale con tutti, perché come state vedendo cambiano dirigenti, direttori e società in continuazione. Quindi dobbiamo un attimo aspettare, appena ce ne sarà l'occasione faremo questa cessione. Ecco, anche per fare un po' di chiarezza, c'è la possibilità, a prescindere da dove andranno o quali richieste ci saranno, c'è la possibilità, non so, di cederli e di vederli ancora un anno a Pescara? Guarda, ti dico il mio pensiero, per adesso sicuramente bisogna parlare col Presidente per queste cose. Però ti dico il mio pensiero, io penso che per quanto riguarda Davide Veroli sia pronto per fare un salto importante, sì. Pronto per fare un salto in B o anche in A e a giocarsi le sue carte, mentre invece per quanto riguarda Marco io penso che sia la soluzione migliore quella di rimanere un anno a Pescara, perché essendo un 2005 se vai in un grosso club sicuramente verrai dirottato in primavera. Allora, al posto di fare un passaggio in primavera, meglio giocare un campionato a Pescara in un club che lo conosce, in una società che lo conosce, dove il ragazzo magari si sente ancora a casa. Quindi in sintesi, Veroli potrebbe partire, Delle Monache dovrebbe restare, questa è un po' la sintesi, no? Tecnicamente dovrebbero partire tutte e due, poi potrebbe essere che magari Delle Monache potrebbe fare al caso per il nuovo Pescara, vediamo che succede. Senti, faccio un'ultima domanda, poi ti lascio a De Leonardi, a Stefano Buda e a Riccardo Clinco. Qual è il profilo, secondo te, senza fare nomi, dell'allenatore giusto per Pescara? Guarda, senza fare nomi ti dico che sicuramente è un allenatore, per venire a Pescara deve essere un allenatore propositivo, un allenatore che ridia un po' di entusiasmo, attaccamento alla maglia, perché quest'anno non si è visto per niente l'attaccamento alla maglia di questi ragazzi, e un allenatore che faccia un gioco abbastanza offensivo e di intensità. Poi tutto il resto sarà sempre il rettangolo verde che poi giudica tutti. Quando senti il nome di Zeman? Noi siamo nostalgici, quindi siamo contenti, perché comunque, specialmente quando parliamo di giovani pescaresi, sappiamo che è l'uomo che magari darebbe la possibilità a tanti giovani di mettersi in mostra.
e quando giocano i giovani hai già vinto. Però mi sembra di capire che tutti lo vogliono, ma nessuno vuole sposarlo, come si dice quella donna. Ma io non lo voglio. Tutti lo cercano. Ma io non lo voglio, nessuno se, la piglia, se lo piglia. Allora, Stefano Buda con Carlo Di Renzo, puoi toccare qualsiasi argomento, Stefano. Sì, allora io tornerei sul discorso del parco giocatori, perché insomma nella rosa del Pescara ci sono diversi prestiti, insomma, destinati a tornare alla base, diversi prestiti anche di rientro al Pescara, in particolare in attacco. Sappiamo che insomma c'è Clemenza ancora sotto contratto, rientreranno De Marchi, Borrelli e Vojic dai vari prestiti, insomma non sappiamo poi quali saranno le varie valutazioni che farà la società, ma chiederei appunto a Di Renzo in particolare sull'attacco, sul reparto offensivo, ecco, su chi punterebbe, diciamo, a chi affiderebbe le chiavi del reparto, stante appunto il quadro attuale del parco giocatori del Pescara. Ma parli con quelli attuali che abbiamo già in rosa? Sì, quelli già in rosa. Ma guarda, sicuramente, allora ti dico, Borrelli, che è un giocatore che quest'anno ha fatto un gran campionato, è di rientro e di proprietà, è giovane e in Lega Pro può essere un buon giocatore. De Marchi a me è un giocatore che piace tantissimo, però poi bisogna vedere chi è l'allenatore, perché in base all'allenatore ha un sistema di gioco e in base al sistema di gioco si adattano i giocatori. È chiaro che noi siamo il Pescara e tutti quanti vogliamo un attacco tra virgolette importante. Io quello che penso che in queste categorie faccia la differenza è proprio l'attacco. Quindi quando tu all'inizio dell'anno hai la possibilità di prendere un calciatore in più, è meglio prenderne uno in più e poi a dicembre magari fare una dismissione e non arrivare a dicembre al contrario, che devi andare a cercare l'attaccante. Questi sono i passaggi, però bisogna aspettare l'allenatore per capire se questi giocatori sono funzionali al nuovo progetto o meno. Dottor De Leonardi, che considerazione vuole fare con Di Renzo? No, intanto non vorrei fare un intervento rapido, siccome questa storia di Zeman, rispondere in particolare a Riccardo. Quella seconda, non ti ho coinvolto su Zeman, Totò, prima. No, assolutamente, non mi hai coinvolto. Ti chiedo scusa perché allora, voglio dire questo, che il secondo Zeman è stato un fallimento della società, non di Zeman, perché prendere Zeman, e l'ho detto all'epoca e lo ribadisco ora, prendere Zeman a campionato in corso è come non prendere nessuno. Quindi quello è stato un errore gravissimo, perché tra l'altro Zeman è l'allenatore tra i più trasparenti di quelli che ci sono. Anche quest'anno la prende dall'inizio, una squadra di scappate di casa come il Foggia arriva comunque a giocare a pallone e arriva comunque ai playoff. Tu Totò lo riprenderesti Zeman? Ma secondo me sì, se si fa un programma partendo dall'inizio, credo che Zeman sia, voglio dire, non si possa assolutamente discutere, perché tanto il calcio che fa lui credo che sia ABC, sia comprensibile anche per un bambino, per cui credo che sarebbe. Però quello che penso io è che secondo me la società in questo momento è più orientata sul Colombo, e se non ha deciso credo proprio perché Colombo ha anche l'interessamento dell'Ascoli, quindi per sì. Cui Zeman in questo momento anche sarebbe anche detto, esatto, ecco cosa. Detto questo, vorrei tornare al nostro procuratore, che ovviamente saluto con affetto. Voglio dire, ecco, il ruolo tuo, voglio dire, anche nei confronti di Del Demone, che diviene, e anche quello di suggerire qual è la scelta giusta, al di là di quelle che possono essere scelte della società, perché mi sembra che tu hai le idee chiare, soprattutto su Del Demone, che puoi consigliare, puoi avere un peso sulla gestione di questo calciatore, che comunque è un patrimonio per la società. Allora, ti dico quello che penso, Totò, con tutta onestà. Allora, è chiaro che i ragazzi sono di proprietà del Pescara e la prima regola è quella di accontentare il Pescara. Nel momento in cui ci sono due, tre o quattro società interessate allo stesso giocatore, alle stesse condizioni per il Pescara, lì interveniamo noi e cerchiamo di mandarlo dove secondo noi il progetto tecnico è quello migliore. Poi sai, Totò, delle volte tu mandi un giocatore in un posto convinto di aver fatto la scelta giusta e dopo due settimane cacciano l'allenatore, oppure viceversa, tu mandi un calciatore in un posto che ti sembra di difficoltà e dopo tre settimane fa il titolare inamovibile e cambia la stagione. Però sostanzialmente quello che deve interessare principalmente i due ragazzi in questo momento è il progetto tecnico.
Il progetto economico a noi non ci interessa, deve solo accontentare il pescante. A noi ci interessa il progetto tecnico, perché i ragazzi sono giovani, avranno tempo sia di guadagnare che di arrivare in alto. L'importante è non sbagliare il percorso, e quindi cerchiamo di non farli sbagliare il percorso. Questa è la prima cosa, in assoluto. L'aspetto economico vi assicuro che passa in secondo e in terzo piano. Prima l'aspetto tecnico, poi l'aspetto familiare e poi l'aspetto economico. Quindi il suggerimento che tu daresti, scusami, il suggerimento che tu daresti, visto che l'hai detto, che Delle Monache comunque restasse un altro anno a Pescara. Io lo farei restare un altro anno a Pescara, mentre invece Davide Veroli per me è un giocatore che può già ambire a palcoscenici importanti, perché ha dimostrato di essere uno che quando si mette in testa di lavorare in un certo modo è un computer e ha delle qualità tecniche, secondo me, per il ruolo che fa, al di sopra nettamente della media che c'è in Italia. Riccardo? Guarda, se vuoi prima rispondo a Totò per quanto riguarda il secondo tema. Concordo con te che lui ha preso la squadra in corsa e non l'ha costruita, però è vero anche che tutto quello che ha fatto nei mesi però che è stato qua... Scusate, secondo dobbiamo lasciare dire insieme. No, lascia aperto. Più tardi questo discorso. Ne parliamo a quattro occhi, dai, così se parliamo. No, ormai. Possiamo parlare anche degli ultimi minuti, però no, una valutazione con di Renzo e poi chiudiamo con questa parentesi di Zeman. Tanto il discorso Zeman dividerà sempre in tante... situazioni. Prego Riccardo. Guarda, io a Renzo come procuratore faccio un po' la domanda che ho fatto anche agli altri ospiti, se punterebbe più soprattutto sul settore giovanile del Pescara o se per tentare di vincere il campionato prenderebbe giocatori di categoria. Ma guarda, considerando il fatto, perdonami, che con ingaggi diversi e giocatori che si rischia di fare come abbiamo fatto in questi anni. Allora io penso che per vincere i campionati ci sono due strade, o quella che ha fatto il Modena, ma che è una strada troppo onerosa e troppo rischiosa, perché devi avere tanti tanti soldi per fare quello che hanno fatto loro, o fai quella strada lì oppure devi cercare di costruire un qualcosa, un mix giusto di giovani e grandi e trovare, tanto se non si crea quell'alchimia, quel gruppo, quella squadra, quell'attaccamento alla maglia, non si va da nessuna parte, però devi cercare di essere bravo a vincere senza spendere l'impossibile. Come ha fatto... L'ultima di Andrea Costantini. Sì, scusami Carlo. Sì, Carlo, un'ultima considerazione, perché con un Dell'Icardi che sta entrando in scena, esce di scena d'altro canto Luca Matteassi che va a scadenza col contratto, con cui magari sono state condivise delle osservazioni, dei principi di trattativa per Veroli e Delle Monache, ma anche la vicenda Delisio. Ecco, quindi si è stabilito un rapporto con Matteassi. Ecco, ha raccolto negli ultimi tempi, Carlo Di Renzo, un po' di amarezza, uno sfogo, qualcosa da parte di Matteassi, che ha cercato di rivendicare quanto di buono fatto nel suo lavoro. Ricordiamo anche l'intervista dopo la gara di Salò. Ma guarda, io penso che allora Luca innanzitutto oltre a essere una bravissima persona, ve lo assicuro che è una persona molto per bene. A differenza di qualcuno, ho sentito qualche stupidaggine che ha detto Luca, Matteassi è una persona veramente per bene, una persona secondo me di spessore, e secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, perché lui a dicembre forse si è trovato in uno dei peggiori Pescara degli ultimi 10 anni, quindi fare tutte quelle dismissioni in un anno, rifare la squadra con un allenatore che non aveva scelto lui, con una serie di situazioni complicate, io vi assicuro che era veramente difficile fare meglio di come è stato fatto. È amareggiato? Ma io l'ho sentito appena andato via da Pescara, sicuramente ragazzi andare via dispiace a tutti, anche perché magari lui sarebbe voluto andare via lasciando un segno diverso, magari quest'anno che la società era senza contratti pesanti avrebbe potuto dire la sua. Io vi ripeto, sicuramente dispiace molto, perché l'uomo è una persona veramente di spessore e spesso viene prima del calcio l'uomo. Un'ultima cosa, nei prossimi giorni potrebbe cambiare il destino della società con l'affiancamento di nuovi soci, un nuovo percorso può essere la svolta per questo club, Di Renzo? Non conosco i personaggi che stanno entrando, quindi è difficile giudicare. Però... Il fatto che Sebastiano venga affiancato, che lascerà il 35. Ma guarda, una società di Lega Pro è molto onerosa e pesante, quindi ben vengano nuovi investitori, nuovi soci, l'importante è che siano persone per bene, serie,
e che cercano di fare un grande Pescara. Questa è la cosa che ci interessa più di tutto. Grazie a Carlo Di Renzo, buon lavoro per questa grazie estate, a voi, sempre, grazie ricca a voi. Di impegni. Grazie, grazie a Carlo voi, un saluto Di Renzo. A tutti. Allora, dove eravamo rimasti? A Riccardo e Totò, però Zema. Quella stagione l'abbiamo voluta anche un po' dimenticare per come è andata a finire. Guardando avanti, quindi sembra di capire che il discorso Zeman lasci poche possibilità di un suo ritorno. Allora chiedo a Stefano, a Totò e a Riccardo il profilo di un allenatore che vi piacerebbe vedere sulla panchina del Pescara. Stefano Buda, anche un nome se volete. No, vorrei innanzitutto completare, perché neanch'io poi avevo finito di dire la mia su Zeman. Ho messo fretta perché gli ospiti chiedono poi... Sì, no, ecco, dicevo, è vero che è un allenatore difficile da sostituire, è vero che ci sono questioni anagrafiche sotto gli occhi di tutti, però nel momento in cui una società non è in grado di costruire una corazzata, e visto il momento, visti diciamo quelli che sono gli orizzonti a livello societario, non mi sembra che si prospetti la possibilità di costruire una corazzata. Nel momento in cui si vuole rifondare partendo dai giovani, ricostruendo appunto una squadra di questo, con questi connotati, credo che nessuno più di Zeman sia in grado di mettere a valore, diciamo, ecco, una squadra giovane e non senza esborsi eccessivi. Detto questo, io non credo che, se il potere decisionale resterà nelle mani di Sebastiani, Zeman diventerà il prossimo allenatore del Pescara. Lo ha detto a chiare lettere Sebastiani. Però siete d'accordo che l'allenatore questa volta lo sceglierà De Licarri? Beh, credo che sia assolutamente necessario, anche perché direi che l'errore evidente, cioè storico direi, che è commesso nella scorsa stagione non può essere ripetuto. Questo Colombo del Monopoli, anche alla luce del, insomma, di quello che ha fatto vedere, della sua duttilità, del fatto che anche un allenatore che, a differenza di Auteri ad esempio, in ascesa ha fatto bene, non è reduce da 3 campionati fallimentari consecutivi, insomma, potrebbe essere anche una soluzione interessante. Anche questa è difficilmente percorribile, perché come avete detto prima ci sono diverse squadre su di lui. Totò, che profilo o un nome che ti piacerebbe vedere sulla panchina del Pescara? No, a me fa ridere quando parliamo di un allenatore che nessuno di noi conosce, perché Colombo sicuramente non lo conosce nessuno, non lo conosco io, non lo conosce Buda, non lo conosce Riccardo. Però qualcosa leggiamo. Fatto vedere. Beh, bene, hai fatto bene, ma dove l'hai visto? Dai, non scherziamo. Colombo sicuramente è un illustre sconosciuto che ha fatto, sicuramente lo conosce Don Riccardo. Allora, io, se parliamo della scelta dell'Icari, si fida anche di questo Colombo, ci può stare. Per quello che so io, dell'Icari in questo momento a lui andrebbe bene sia Colombo che Zeman. Anche questo è un problema da chiarire, perché voglio dire, poi chi lo sceglie questo allenatore? Sappiamo che il presidente ha detto chiaramente che lui non lo vuole. A me mi sembra questo un momento abbastanza confuso, purtroppo io non ne so di più, magari se voi siete ancora di più nel mestiere cercate di indagare, perché sicuramente è una cosa molto strana quello che sta succedendo. E basta, dico, ho detto la mia. No, nel senso dell'Icarri, perché porta questi nuovi soci che dovrebbero... Adesso valuteremo quante quote prenderanno, perché poi ci sarà qualche comunicato stampa, dovrebbero acquisire il 35%, quindi se a questi soci piace ad esempio Zeman e dell'Icarri è d'accordo, non credo che il presidente Sebastiani si metta di traverso. Pensiamo, lui ha sempre sottolineato per me no, come a dire, se dovessi scegliere io è no. Sì, se sì. Sceglierà il direttore sportivo, magari anche d'accordo con i nuovi soci che entreranno, magari lui si farà da parte, tra virgolette, per quanto riguarda questa scelta. Quindi tutto dipenderà, crediamo, da De Licarri. Permettetemi di non credere che possa decidere il nuovo gruppo che nessuno conosce, permettetemi di non crederci in questo certo. Momento. Io, per quello che so io... No, lo conosce De Licarri questo gruppo. Sì, ho capito, però per quello che so io, De Licarri, lo ripeto, per lui andrebbe bene sia Colombo che Zeman. Poi, dopodiché il resto poi non lo so, chiaramente. Vi invito magari a cercare di indagare, tutto qui. Però una cosa da precisare, perché per esempio Colombo è vero, non è conosciuto a livello di figura, a livello di persona, ma sono allenatori che, vedendo le squadre, si conoscono negli anni, Monopoli, Turris con Caneo, uno conosce come fa giocare le squadre, certo
non conosce il carattere, non conosce diciamo che il Colombo, modo di rapportarsi. Colombo rispetto a un Cudini ha più gavetta in C, perché ora Francesco non c'è, ma eccolo qui Colombo, lui nella stagione 14-15, l'anno in cui il Teramo vinse il campionato, allenava la Reggiana, da allora ha allenato diverse stagioni in C, è un po' come Sottil, che quando è stato preso dal Pescara era un debuttante in B, ma aveva un'ampia gavetta in Serie C. Cudini è uno che ha fatto un solo anno in Serie C. Ma poi, come dice Totò, non dobbiamo conoscerlo noi, lo deve conoscere il direttore, certo, che si affida. Sì, sì. Ma sicuramente, Enrico, ripeto, se Dell'Icari sostiene che comunque andrebbe bene sia Colombo che Zema, evidentemente conosce tutte e due, certo, meglio di noi, certo, posso dire, certo, quindi questa è la chiave. Non capisco la scelta come fa. Ma guarda, allora, io ho delle idee leggermente diverse, nel senso che per una volta sono d'accordo con Totò, che no, non credo neanche che Sebastiani faccia scegliere l'allenatore Dell'Icari così con Leggero, soprattutto se è Zeman. Su questo io non ci credo. Al di là di questo, io ti dico che allenatore sceglierei senza farti un nome. Ma sarebbe, scusami, io sceglierei un allenatore. Sarebbe, scusami, soltanto una questione di correttezza e di rispetto verso il nuovo gruppo imprenditoriale. Che non è che viene a mettere solo, guarda, soldi. Scusami, altrimenti continuo a avanti da solo, cioè, ma non, io su questa cosa su Zeman veramente chiuderei il discorso. Non parlo di Zeman, parlo della scelta che verrà affidata. Guarda, sì, può essere, però credo che su Zeman ci sia un veto, quindi io rimango della mia idea, come rimango della mia idea che Sebastiani non molla il Pescara, cioè io ho delle mie idee, però per il momento, da quando sono qua, mi sembra di avere anche abbastanza ragione in quello che dico, perché comunque Zeman... Assolutamente no, perché Sebastiani sta cedendo il suo 35%, quindi... Ma sì, ma il 35% vuol dire che lui rimane il presidente del Pescara. Non è un problema, sembrava che Sebastiani fosse attaccato a questa poltrona e lo fa soltanto per rendere più quotata la sua società. Il 35% è una bella fetta, il 35% delle sue quote. Poi ci sono... Guarda, il 49% è una fetta ancora più alta, ma vale sempre meno. Il 51 ha un valore, il 49 non è un valore. Voglio entrare nel pettegolezzo con te, ma non... Però non è un pettegolezzo, è un 49%, Sebastiani, quindi le cose o le conosci... Oppure è meglio tacere, sì, tutti quanti. Ma no, io parlavo su base 100, Parlavo su base 100. Ma Sebastiani non ha il 100%, quindi non facciamo discorsi che non conosco. Sì, ma il mio ragionamento era su base 100. Ma siccome senza conoscere la società. Sebastiani, per rispetto, concede anche ai soci probabili che entreranno la possibilità di avere voce in capitolo e di affidare soprattutto a un elemento tecnico come Dell'Icari, di cui si fida, la scelta dell'allenatore. Mi sembra una cosa talmente scontata, anche per rispetto al lavoro di Dell'Icari, che non, certo, è l'ultimo arrivato. No, questo sì. Però ti dico sulla scelta dell'allenatore: io prenderei un allenatore che ha un'esperienza dove il Pescara non è la società più illustre che ha allenato, Auteri compreso. Ad esempio, Pillon ha allenato squadre di valori superiori al Pescara, ha fatto delle competizioni europee, è arrivato a Pescara e ha fatto bene. Prendere tutti questi emergenti bravissimi, non credo che il Pescara abbia bisogno di un allenatore emergente, ma di un allenatore che abbia idee ben chiare, conoscendo soprattutto la piazza, e che magari abbia allenato delle squadre di valore superiore al Pescara. Poi il nome non è un problema, ma le caratteristiche per me dovrebbero essere queste. Ribadisco, non un emergente, non abbiamo bisogno di emergenti, perché l'emergente può anche sbagliare e noi non possiamo permetterci ogni anno di sbagliare. Tanto prendo, Riccardo, qualsiasi nome non avrà mai il consenso generale, perché c'è chi no, vuole... Ma io ho detto la mia, mi è stato chiesto il mio pensiero. Sì, sì, sì. Cioè, un allenatore alla Pillon, adesso dico Pillon, sì, no, e tu sai io anche quanto ho detto a volte male di Pillon, però come caratteristica un allenatore che abbia fatto calcio magari molto in B, magari abbia toccato anche la A, e ce ne sono che magari sono a casa. Anche di Braglia, come dice Andrea, sì. Prego. Si è parlato anche di Braglia, sono stati fatti tanti nomi. Quindi... Sì, però allenatori con carisma, ma che soprattutto hanno avuto a che fare anche con società di valore superiore al nostro. Vedremo se lunedì prossimo si saprà qualcosa in più. Grazie a Riccardo Clinco, a Antonio De Leonardis, a Stefano Buda. Ringrazio ancora coloro che si sono collegati in precedenza, Francesco Di Francesco, poi
i nostri ospiti, l'agente Carlo Di Renzo, il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, l'allenatore Fabrizio Camarata. Andrea, lunedì prossimo forse ciao sapremo qualcosa in più. Chissà. Grazie a Maurizio Daguin, regia, Loris Bennato alle telecamere, grazie per averci scelto.